Come ha detto Cesare, secondo me un film quando tocca dei temi universali ha raggiunto il suo scopo, ecco, molto semplicemente, no? Il cinema deve essere questo, deve toccare dei temi che vanno bene in tutto il mondo, in qualsiasi paese, e questo è un tema universale, il tema della malattia, il tema della morte. Il tema della malattia in generale è un argomento molto difficile da affrontare al cinema, non sempre si è fatto, ma non spesso. Un tema molto delicato. Non sempre sei riuscito, diciamo, c'è anche la verità. Esatto. Anche il film di un certo... Devo dire che loro l'hanno affrontato sia a livello di sceneggiatura che poi in un modo in cui l'hanno girato in maniera molto delicata, ma è difficile, è un tema difficile. Raccontarlo è difficile. E sì, si parte da questa esperienza nostra, noi ci siamo ritrovati tutti al primo incontro, mi ricordo Cesare, sembrava una seduta psicoterapeutica. Domenico e Cesare ci siamo raccontati le nostre esperienze di vita vissute, io con mia madre, loro con il padre, e ci ha accomunato questa cosa, quindi perché hai fatto questo film? Perché l'ho sentito, ho sentito proprio la necessità di raccontarla questa storia, perché l'ho vissuta. È anche vero che un attore alla fine racconta qualsiasi storia, non è che la deve per forza aver vissuta, però esserci passato un po' ti aiuta, ti agevola a raccontare, cioè, questa verità, no? Perché poi è quello che noi cerchiamo di raccontare, una verità, una verosimiglianza quantomeno. In questo caso abbiamo toccato delle corde emotive a noi molto vicine perché le abbiamo vissute, quindi credo che questo abbia dato anche qualcosa in più al film, alla magia del film, che poi il film poi quando riesce è sempre una magia. La prossima magia, Giuliana Simeone che esordisce con questo film, come è stata l'altro film ieri? Non so se si può dare? Sì? Bisogna fare niente fuori, momenti... Dato che mi serve le mani. Ah, vabbè, allora facciamo dire adesso, dopo. Ah no, questo è quasi finito dopo. Vabbè, allora ora facciamo... Allora, Giuliana, quindi come è andata l'anteprima ieri al Puccini e poi parliamo del film? Beh, comunque è stata un'emozione vedermi, insomma, sul grande schermo per la prima volta. Appunto, essendo stata la prima esperienza, è stato un attimo anche di shock, però piacevole. Nel senso, cioè, uno shock piacevole. E niente, io sono contentissima di questo film. In generale è stato un modo con cui ho preso un po' consapevolezza di me stessa, cioè arrivata lì ho capito realmente chi volevo essere, chi ero, e il fatto soprattutto che in quel momento io mi sentivo completa, cioè non avevo bisogno di nient'altro, anche se magari tornavo a casa stanca, però avevo veramente raggiunto il mio scopo in quel momento, dicevo basta, non ho bisogno di altro, basta questo. Bello, per bellissimo. Vivere sto bene. Bello, per essere felice. Sì, no, perché alla fine...